Se stai guardando questo video significa che ti ha solleticato l'idea di diventare anche tu capo animazione un giorno. Magari hai qualche stagione, magari ne hai fatta soltanto una, ma ti è balenata per la testa l'idea e la voglia di comandare un giorno, fra virgolette, in un'equipe d'animazione. Adesso io ti do 10 consigli per diventare un buon capo animazione. Chiaramente il lavoro del capo animazione è un lavoro artistico, bisogna avere delle capacità innate possibilmente per spiccare in mezzo agli altri, però è pure vero che imparando certe regole e certe tecniche quasi chiunque può provare a fare il responsabile in un'equipe d'animazione, che sia magari piccola, che sia magari senza grosse pretese, ma comunque quasi chiunque potrebbe essere in grado di ricoprire questo ruolo con la dovuta preparazione. Il primo consiglio che ti voglio dare è quello di imparare la logica delle attività del programma animazione. Prima ancora di imparare a memoria un programma animazione, bisogna capire qual è la logica con la quale vengono scelte determinate attività e come viene deciso a che ora e dove svolgerle. Bisogna che un capo animazione capisca fin da subito che il programma animazione e le attività che si svolgono in una struttura dipendono principalmente dal tipo di struttura in cui ci si trova a lavorare e dal tipo di clientela con cui ci si trova a lavorare. Per cui non basta capire che una ginnastica si fa ad un certo orario ed un gioco si fa ad un altro orario, ma bisogna capire come si muove quella clientela. È ovvio che in un villaggio di giovani bisognerà più spingere sulle attività di festa, di sport, mentre invece in un villaggio più frequentato da famiglie o da persone un po' più anziane bisognerà organizzare tante attività comunque, ma che siano un po' più sedentarie, un po' più culturali possibilmente. È inutile organizzare tornei di calcetto, basket e pallavolo dove ci sono solamente famiglie, o organizzare tornei di carte o di scacchi o ballo liscio quando si ha a che fare con giovani. Il mio consiglio è quindi quello di avere diversi tipi di programmi nel proprio repertorio, adatti a diversi tipi di clientele e a diversi tipi di strutture. Ovviamente questo è un lavoro che si può fare tutto in teoria prima di poter andare fisicamente nella struttura in cui ci si trova a lavorare, ed è per questo che bisognerà fare tesoro delle esperienze che si sono acquisite negli anni visitando da lavoratore ogni tipo di struttura. Il secondo consiglio che ti voglio dare riguarda la lungimiranza. Bisogna essere lungimiranti, ossia cercare di prevedere il più possibile quello che succederà durante una stagione. L'esperienza ci insegna infatti che a inizio stagione possibilmente ci sarà meno clientela della piena stagione e sarà anche una clientela possibilmente più age. Perché è chiaro che nel periodo di apertura, quindi aprile, maggio, è difficile che ci siano dei giovani, perché molti di questi vanno a scuola, vanno all'università, lavorano, ed è più probabile che ci troveremo di fronte a gruppi di pensionati, gruppi INPS, dei CRAL o cose del genere, per cui bisogna immaginare fin da prima che attività bisognerà fare per queste persone. Bisogna prevedere i periodi a livello meteorologico. Sappiamo che se abbiamo un anfiteatro all'aperto dovremo stare molto attenti ad organizzare degli spettacoli all'aperto nel periodo di aprile, maggio, giugno, perché potrebbe capitare pioggia. Quindi bisognerà prevedere delle alternative al chiuso, ove possibile. E non avendo una sala spettacoli al chiuso, spesso questo sarà complesso. Organizzare qualche serata al bar o in sale piccole. Bisogna comunque farsi trovare sempre pronti. Se dovesse succedere di avere un gruppo di sportivi, è chiaro che bisognerà controllare prima tutte le attrezzature sportive che si hanno a disposizione ed essere sicuri di averle tutte pronte. Se avremo una settimana in cui sappiamo che ci saranno tanti bambini, bisognerà prepararsi ad organizzare delle attività per bambini speciali, magari un grande spettacolo solo per bambini. Insomma, bisogna tenersi sempre informati. Il ruolo del capo animazione sarà quello di lavorare a stretto contatto con la direzione ed essere aggiornato in tempo reale sulle prenotazioni che ci saranno per le settimane a venire. A volte bisogna organizzarsi anche mesi prima, perché ci sono dei gruppi che prenotano per settembre, magari prenotano ad aprile, se non prima, dove vorranno organizzare delle olimpiadi speciali, dei giochi in spiaggia, cose che verranno concordate con l'ufficio booking della vostra agenzia o della struttura, per i quali voi dovrete essere informati e dovrete organizzarvi prima. Ricordatevi, bisogna essere sempre pronti prima, molto prima. E da qui vado automaticamente al punto numero 3, cioè scrivi tutto.
Annotati tutto quello che c'è da fare. Qualcosa potrai ricordartela a memoria, ma in villaggi dove magari ci sono tanti ospiti o dove il periodo della stagione è molto lungo, bisognerà ricordarsi tante cose. Quindi organizzare i campi sportivi, organizzare un evento in particolare, ordinare dell'attrezzatura, sistemare qualche guasto, qualche problema, preparare degli spettacoli precisi. Scriviti ogni cosa sul foglietto. Bello, foglio, e ti scrivi tutto e ti fai una checklist delle cose da fare. Ordinale in ordine di urgenza, le cose che vanno fatte prima, le cose importanti, e valle spuntando ogni volta che le fai. Altrimenti rischi di dimenticare qualcosa e arrivare all'ultimo minuto a dover fare qualcosa di importante. E là sono problemi grossi. E da qui si va al punto numero 4, ossia impara a gestire i turni di riposo. Sono tutti bravi a sfruttare gli animatori e sbattersene del loro riposo, ma un buon capo animazione è in grado di gestire i turni di riposo in maniera che il lavoro venga svolto sempre perfettamente, non manchi mai niente ai servizi che fornisce l'equipe d'animazione e contemporaneamente si riesce anche a fare stare bene i ragazzi. I capi animazione che massacrano i ragazzi facendoli lavorare senza sosta e fregando dei loro riposi non sono dei buoni capi animazione. Faranno bella figura forse davanti agli ospiti, forse davanti alla direzione, ma gli animatori, i ragazzi non saranno mai contenti di lavorare in queste condizioni. 5. Mostrati entusiasta per ogni cosa che accade. Quando ti verrà comunicato dalla direzione che arriverà un gruppo importante o ci sarà un evento importantissimo da gestire, mostrati sempre entusiasta tu per primo, perché i ragazzi tenderanno ad assumere il tuo atteggiamento. Nel momento in cui dovesse arrivare il direttore dell'hotel e ti dovesse dire: guarda, arrivano 500 ospiti aggressivi, quindi magari parliamo di persone giovani che vogliono fare tardi in discoteca ogni sera, vogliono fare festa assolutamente, il che implica la stanchezza degli animatori possibilmente, seppur anche il divertimento, non mostrarti mai scocciato o demoralizzato da questa cosa, ma sii tu per primo a invogliare i ragazzi nei confronti di questa esperienza. State là a dire: che palle ragazzi, mamma mia, ora arriva sto gruppo, che rottura di scatole. Non farà altro che far fare la stessa cosa ai tuoi animatori. Li devi motivare. Mostrati motivato e lo saranno anche loro. Numero 6. Impara a gratificare i tuoi ragazzi. Con questo non voglio dire impara semplicemente a dire bravo a chiunque, ma per motivare nella maniera giusta i tuoi ragazzi, quelli che lavorano con te e per te, bisogna anche capire quali sono le loro ambizioni, a che cosa puntano. Se hai a che fare con un ragazzo di 18 anni che è venuto lì principalmente per divertirsi e non gliene frega niente di nient'altro, è inutile che tu gli stia a dire: un giorno diventerai capo animazione, ti farò crescere, fai questo perché così un domani avrai queste responsabilità. A quello non gliene frega niente, quello si vuole divertire. Quindi piuttosto, per gratificare un ragazzo giovane che punta a quello, dagli una mezz'oretta di riposo in più, dagli qualche incarico divertente e lui sarà felice. Allo stesso modo, se hai un animatore magari di 30 anni che punta a diventare capo animazione, è inutile che tu stia lì ad offrirgli la birretta tanto per farlo contento. A lui della birretta non gliene frega niente. Lui vuole dei ruoli di responsabilità, lui vuole crescere, vuole imparare. Allora incaricalo di organizzare una regia di uno spettacolo, di pensare ad un nuovo sketch, dagli un ruolo principale per qualche spettacolo, insegnagli come si presenta al microfono e lì si sentirà motivato. La pacca sulla spalla non sempre serve. Il consiglio numero 7 riguarda proprio il conoscere i propri ragazzi, quindi impara a gestire i personaggi che hai nella squadra. Se è vero che bisogna avere dei ruoli precisi in un'equipe d'animazione, quindi chi si occupa delle ginnastiche, chi dello sport, chi del mini club, bisogna anche capire se si hanno in squadra dei personaggi, degli animatori che hanno un carattere tale da essere riconoscibili da chilometri. Questi vanno valorizzati. Non puoi comportarti con questi animatori nella stessa maniera con cui ti comporti con gli altri. Ci sono quelli che, fra virgolette, dovranno timbrare il cartellino, dovranno essere lì a quell'ora, essere precisissimi, essere puntualissimi, fare le cose esattamente inquadrate per come gliela hai spiegato. Ma ci sono altri che sono dei veri artisti, che hanno bisogno di essere liberi in villaggio. Questo non vuol dire che debbano fregarsene totalmente delle regole, ma sono quelli che ti risolvono la giornata, la settimana, il mese e a volte anche la stagione con il loro carattere. E se li rinchiudi all'interno di quelle quattro mura degli orari, dei 5 minuti di ritardo, rischi di bruciarti il personaggio e perdere una grandissima occasione di fare bella figura. Quindi cerca di inquadrare certi personaggi e valorizzarli per quello che sanno fare.
ad un animatore a cui piace travestirsi, è inutile che tu gli faccia spazzare il campo da calcetto. Piuttosto, mandalo travestito in spiaggia a parlare con le persone. Così, mentre lo sportivo a cui non piace travestirsi si occuperà della manutenzione del campo sportivo, che magari è quello che gli interessa di più, il contattista o l'animatore comunque estroso lo renderai felice di potersi esprimere e fare contenti anche i clienti. Numero 8, e questo è molto importante perché ci sono tantissimi capi animazione che non sono capaci di fare questa cosa, ossia dare spazio. È sottilissimo il confine che c'è fra il dare spazio in maniera che tu cresca e il fallo tu perché a me mi annoia. Sottilissimo. Bisogna valorizzare, come ho già detto, gli animatori bravi, ma specialmente quelli che sanno fare una cosa meglio di te. È giusto che la facciano. Se un animatore è più bravo di te a presentare il gioco aperitivo, faglielo presentare. È inutile che tu stia là ad importi, ad impuntarti del fatto di presentare il gioco aperitivo perché sei il capo animazione, ma poi non sei bravo quanto lui. Fallo fare a lui. Alla clientela piacerà. Se un animatore fa un ruolo meglio di te durante il cabaret, fallo fare a lui. È inutile entrare in competizione con i tuoi animatori, non farai altro che demoralizzare lui e possibilmente anche il resto della squadra, e scontenterai anche la clientela, perché durante il giorno gli animatori stanno con i clienti molto più di quanto non ci stia tu. Quindi quando un ospite vedrà il suo animatore preferito sul palco a fare quel determinato ruolo, sarà felicissimo, soprattutto se è più bravo di te. E da qui vado direttamente al consiglio numero 9. Non essere invidioso. Non essere mai invidioso dei tuoi animatori, devi esserne fiero. Se su TripAdvisor trovi una recensione in cui qualcuno dice quell'animatore dovrebbe fare il capo animazione, non essere invidioso di lui, non andare lì a punirlo. Io ho visto capo animazione che punivano e se li cazziavano perché vedevano scritto lui deve essere il capo animazione. Ah, colpito nell'orgoglio. Capo animazione, se tu sei in grado di fare scrivere il tuo nome su TripAdvisor, fallo. Dovresti esserne capace, non stare lì a criticare il ragazzino che magari ha lavorato meglio di te e allora il suo nome è stato scritto. Come ho già detto, gli animatori sono quelli che stanno di più a contatto con gli ospiti rispetto al capo animazione. Non sempre riesce il capo animazione a stare a contatto quanto gli animatori, quindi è normale che un ospite che non sa come funziona una gerarchia, non è tenuto a saperlo, potrebbe tranquillamente scambiare un animatore per il capo animazione. Benissimo, devi essere solamente fiero di questo, perché significa che i tuoi ragazzi stanno lavorando bene e stanno lavorando per la squadra. Il tuo obiettivo non deve essere mai quello di fare scrivere il tuo nome e basta sulle recensioni, ma quello di fare scrivere tutti i nomi degli animatori. Io lo dicevo sempre ai miei ragazzi, a me non interessa che la gente scriva Gabriele è il migliore di tutti e il resto dell'equipe vabbè, no. Io sarei stato molto più felice, ed ero molto più felice, quando scrivevano tutti i nomi degli animatori e magari non scrivevano il mio. Si vede che non ero stato abbastanza presente, ma se tutto il resto dell'equipe si è guadagnata i complimenti degli ospiti, questo vuol dire che, tutto sommato, abbiamo tutti lavorato bene. 10. L'ultimo consiglio, probabilmente il più classico, il più sentito, ma anche il più importante. Cerca il più possibile di dare l'esempio. Non sempre i capi animazione riescono o vogliono dare l'esempio alla propria squadra, ma è sicuramente la cosa che funziona meglio. Non aspettarti che gli altri pensino vabbè, è il capo animazione quindi lo può fare. Qualcuno lo pensa, qualcun altro no. Ci saranno sempre gli animatori, specialmente quelli a prima stagione, che si domanderanno ma perché lui lo può fare e io no? La risposta sarebbe semplice, perché lui è il capo animazione. Ma se non vuoi portare gli animatori a pensarla questa cosa, allora dai semplicemente l'esempio. Per quanto riguarda l'abbigliamento, il comportamento, l'atteggiamento, gli orari, se tu sei puntuale nessuno potrà dire niente. Se arrivi in ritardo, possibilmente ci sarà qualcuno che se lo domanderà perché lui può arrivare in ritardo e io no. Per quanto questo sia sbagliato, un capo animazione può avere mille ragioni per cui arrivare in ritardo ad un appuntamento. Potrebbe essere stato fermato dal direttore, dal manutentore, dall'economo, da 100 clienti. Questo non si può sapere e non è dato saperlo, e soprattutto agli animatori non dovrebbe interessare. Ma dal punto di vista del capo animazione, se non vuoi essere criticato in nessuna maniera, allora dai l'esempio e sii sempre il primo a fare le cose. Nessuno nasce imparato, anch'io ho fatto i miei errori nelle mie prime stagioni da capo animazione e possibilmente ne ho fatti anche durante le ultime stagioni, ma si va sempre migliorando. Impara, testa sul campo, questi sono i miei 10 consigli. Qui altri video per diventare un buon animatore e un buon capo animazione. Smink the like button. Funziona anche in inglese.